Medioevo. È una festa che quest'anno è giunta alla seconda edizione qui a Sant'Agata a Feltre, una festa medievale che fa giungere turisti da tutte le parti. Sì, siamo molto orgogliosi di questa cosa, di essere già alla seconda edizione e soprattutto siamo orgogliosi perché questa è una cosa che è nata non solo dalla Provaco di Sant'Agata a Feltre, ma anche dai nostri commercianti. Qui al mio fianco, infatti, una delle nostre commercianti. Questa festa, che è la riproduzione del Medioevo in un paese che comunque sposa il medievale in tutto e porta le varie attrazioni durante lungo la serata. Però la cosa che andiamo a sposare ancora di più è il poter dare qualcosa per un divertimento ai bambini. I bambini sono la cosa più importante all'interno di storie del Medioevo. Tant'è vero che alle mie spalle in questo momento si sta svolgendo il corteo iniziale, dove ci sono oltre 70 bambini e altri bambini aspettiamo insieme alle loro famiglie che vengano alla nostra festa già da stasera e soprattutto anche il prossimo sabato 22 luglio. Ecco, una festa quindi pensata per i bambini e per le famiglie, ma Sant'Agata del resto ci ha abituato a delle manifestazioni importanti, interessanti, quindi ogni anno qualcosa di nuovo. Sì, la Proloco di Sant'Agata, come dicevo, insieme anche ai commercianti, ha cercato di realizzare un evento estivo, un evento che così grande mancava in effetti, e per oltre ai grandi eventi che abbiamo ogni anno delle fiere, sia del Natale sia del Tartufo, stiamo cercando di fare qualcosa che possa comunque sposare, come dicevamo, le famiglie. Perché comunque riuscire a far passare delle belle serate di luglio ai genitori e ai bambini è la cosa che ci sposa meglio all'interno di una festa medievale. Riuscire a mettere insieme non solo la Proloco, il comune, ma anche tutti i commercianti di Sant'Agata è un buon risultato, no? Sì, un ottimo risultato. Sì, sicuramente porta tanta gente, perché comunque è una festa che attira le famiglie con i suoi bambini portano una bella affluenza anche per noi commercianti. Una manifestazione giovane questa, ma già ricchissima di eventi, perché ci sono tantissime cose qui alle tre piazze di Sant'Agata Feltre. Sì, quest'anno abbiamo voluto fare le cose in grande, abbiamo sposato l'idea di mettere dei spettacoli in simultanea e ci sono per ogni piazza, per cui tre piazze, alle 8.30, alle 9.30, alle 10.30, tre spettacoli in simultanea. Però dovevamo sposare un altro connubio, un grande connubio, quello che ci lega con la Rocca delle Fiabe. E per fare questo io ho l'opportunità di potervi presentare la fresca vincitrice dei premi letterari, che oggi è venuta a presentare il suo libro A Rocca delle Fiabe, ed è comunque la principessa che noi useremo per le serate delle storie del Medioevo. Tra l'altro sarà per cui il personaggio principale dell'assalto al castello. Quindi stasera ti trasformerai nella principessa di Sant'Agata. Esatto, sì, diciamo che da scrittrice di fiabe diventerò la protagonista di una fiaba, no? Per questa sera, quindi diventerò grazie a loro la principessa per una serata. Molto affascinante, no? Questo paese suggestivo anche, è come dire, predispone proprio a partecipare a una festa medievale. È fantastico, diciamo che l'ambientazione adatta è la più bella che ci possa essere. Insomma, di sopra la rocca è un'ambientazione magnifica, davvero, sì.